Poracci, nonostante io me le stia inventando tutte per fregarvi con solo risposte sbagliate, continuate a dare la risposta giusta in tempo record. Giocatore bello ha stracciato tutti riconoscendo il bruttissimo reboot di Alone in the Dark, mentre Samuele trova l'anello di congiunzione perfetto tra cinema e videogiochi di qualità. No Man's Sky, Michael Bay Edition. Tanta roba. Va bene, andiamo avanti. Occhi aperti per il titolo misterioso perché potrebbe arrivare da un momento all'altro. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi solo ed esclusivamente di giovedì, anche quando è martedì. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, piena di leaks, news, rumors e colpi di scenas. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiches e seguitemi su tutti gli altri socials. Il link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! So che avete skippato l'intro, quindi ve lo dico qui. Siamo a un passo dai 30.000 iscritti. Ce la facciamo a raggiungere questo traguardo poraccio entro la fine dell'anno? Dai, 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 conto su di voi, secondo me ce la facciamo. E a proposito di poracciate, state seguendo i giochi gratis sull'Epic Game Store, vero? Se la risposta è negativa, ci sono io a ricordarvi che dovreste farlo. Ad esempio, oggi è appena diventato disponibile Wolfenstein The New Order, bellissimo FPS che ha rilanciato un brand storico, un recupero da fare assolutamente, per poi correre subito a giocarsi The New Colossus, altro giocone. Vi ricordo che avete soltanto 24 ore, anche meno, per riscattare questo titolo, che poi verrà sostituito dal successivo. A proposito di giochi gratis, e con gratis tra molte virgolette, oggi sono stati aggiunti i nuovi titoli del PlayStation Plus di cui avevamo parlato la settimana scorsa, tra cui spiccano Yakuza, Judgment, Far Cry 5 e anche altri, tutti per l'abbonamento extra. E poi c'è anche qualche titolo classic in esclusiva per gli utenti premium, ma si tratta veramente di poca roba per quanto riguarda la sezione retro gaming, un vero peccato. E ricordatevi che, proprio come accade su Xbox, questo mese usciranno dal catalogo 10 giochi. Niente di imprescindibile, ma buttateci un occhio nel caso tra questi ci fosse qualche titolo presente nel vostro backlog. Parliamo invece di Game Pass, perché ne stanno succedendo delle belle dalle parti di Phil Spencer. Innanzitutto, con grande sorpresa di tutti, l'FPS High on Life, nonostante un'accoglienza piuttosto freddina da parte della critica, si sta rivelando come uno dei titoli più graditi dagli abbonati al servizio. Il gioco infatti è in testa alla classifica dei titoli più giocati dagli utenti e, nonostante l'inclusione all'interno del Game Pass al Day One, sta registrando anche ottime vendite, posizionandosi al quinto posto tra i software più venduti del momento. Vi devo dire la verità, i tre e le ispezioni di gameplay non mi avevano detto un granché, ma ora un po' di curiosità ce l'ho e come. Giusto tempo di finire Pentiment e diamo un'occhiata anche a High on Life. Che ne dite? E visto che stiamo parlando di Xbox, è stata appena annunciata la data di uscita del terzo major update di Sifu, il brawler di Slowcap che ha fatto tanto parlare di sé quest'anno. Io lo sto recuperando proprio in questi giorni su PlayStation 5 e porca miseria, si tratta proprio di un giocone. L'update Arenas introdurrà una nuova modalità di gioco denominata appunto Arena, che porterà con sé anche diversi contenuti bonus. L'uscita è prevista per marzo 2023 e con questa pubblicazione coinciderà l'approdo del titolo anche su Xbox e PC via Steam. Infatti il titolo per ora era un'esclusiva dell'Epic Game Store. Poracci, Sifu c'è anche su Switch. La conversione non è delle migliori, almeno a me non ha particolarmente entusiasmato, ma se ne avete la possibilità, provate assolutamente questo titolo. Merita veramente. Ah, e poi Microsoft probabilmente sta prendendo in considerazione l'idea di creare un nuovo tier per il Game Pass. Su Reset Era è stato infatti pubblicato un sondaggio ufficiale dove l'azienda chiede ai suoi utenti se potenzialmente potrebbero essere interessati a un costo di abbonamento ridotto a fronte di alcune limitazioni. Tra le opzioni possibili c'è l'eventualità di poter giocare le produzioni first party non al lancio ma con qualche mese di ritardo, oppure la presenza, non si sa quanto invasiva, di pubblicità all'interno del servizio. Non è un segreto che gli abbonamenti su console siano in una fase di stallo a fronte
fronte di un ecosistema Game Pass su PC che continua a crescere, e questo potrebbe essere un interessante tentativo da parte di Microsoft di attirare a sé nuovi abbonati. C'è solo un piccolo problema: anche Netflix ha provato una soluzione del genere e non è che sia andata proprio benissimo. Voi sareste interessati a una versione light del Game Pass? Nel mentre Ubisoft si conferma come la regina del leak, perché è possibile trovare in rete una build preliminare di Assassin's Creed Jade, il nome in codice del nuovo Assassin's Creed pensato per il mercato mobile. Senza che vi andate a scaricare l'app, YouTube è piena di video di gameplay di questa early build, che si dimostra parecchio interessante se non addirittura ambiziosa. Si vocifera infatti che dietro lo sviluppo ci sia una partnership con Tencent. La grafica è ottima per un mobile e sembra un Assassin's Creed a tutti gli effetti, con tanto di creazione del personaggio e controlli touch, il tutto ambientato nell'antica Cina. Non si sa ancora nulla della data di uscita di questo Jade, però sembra che Ubisoft voglia fare le cose in grande per la fase 3.0 della serie. E ora saltiamo di poro in frasca. La settimana scorsa mi sono dimenticato di discutere con voi di questa notizia, ovvero l'apertura in occidente del Super Nintendo World. Il 17 febbraio 2023 verrà infatti inaugurata la prima sede occidentale del parco giochi Nintendo, situata negli Universal Studios di Hollywood. Il parco giochi è praticamente identico a quello di Osaka e si tratta di un'inaugurazione dal tempismo perfetto in previsione dell'uscita del film di Super Mario. Secondo me prima o poi bisognerà organizzare una trasferta poraccia. E per la serie, meglio poro che mai, Sonic Frontiers sta per ricevere una demo. O meglio, da qualche giorno è disponibile già sull'eShop giapponese una demo gratuita del titolo che permette di giocare senza limitazioni di sorta per un quarto d'ora. Dopo 15 minuti il giocatore viene rimandato alla schermata iniziale. E ora Morio Kishimoto ha annunciato su Twitter che molto presto questa versione di prova verrà distribuita anche negli altri paesi, quindi prima o poi arriverà pure da noi. Se avete fretta potete sempre crearvi un account giapponese e scaricarvi la demo dallo store nipponico, ma in ogni caso prendetela come un'ottima prova per capire se riuscite a tollerare o meno il downgrade grafico su Switch. E di questo ve ne ho già parlato nella recensione sul canale, la qualità su Switch è veramente pessima. Ma passiamo alle notizie del giorno. C'è stato sì un aggiornamento per Nintendo Switch, ma questa volta, se possibile, aggiunge ancora meno rispetto a quanto siamo abituati con gli stability fix. Incredibile, eh? Inutile trattenere il fiato per un qualcosa di così secondario. Si tratta di un aggiornamento così marginale che non è neanche necessario riavviare la console per installare questo update. Ma quindi cosa cambia con quest'ultima patch? Beh, veramente nulla. Come indicato da Hotmail Dome, l'unico cambiamento è stato apportato alla lista delle bad words, le parole proibite all'interno del sistema. Fossi in voi, abbandonerei le speranze di vedere qualche cambiamento significativo al sistema operativo di Switch, che bene o male rimarrà lo stesso fino alla fine del ciclo vitale della console, che potrebbe essere fra molto poco, così come tra un bel po'. Quindi a livello di aggiornamenti Nintendo ci ha tirato un po' la sola, ma per queste vacanze di Natale si è inventata un format molto figo che è un po' un mix tra il calendario dell'avvento e un indie showcase. Sì, praticamente da ieri è iniziato un indie direct che durerà 5 giorni e al cui interno vengono presentate delle produzioni indipendenti che possono essere previste per i mesi a venire, così come possono essere shadow droppate senza alcun preavviso. Ieri abbiamo avuto 4 titoli abbastanza random. Entrambi previsti per il 2023 ci sono Roman Sands Rebuild e Paperazzi, che è un po' l'anti-Stray, mentre pubblicati immediatamente ci sono stati Floppy Nights e Mortal Shell. Così, debotto e senza senso, il Souls-like uscito qualche tempo fa sulle altre piattaforme arriva anche su Nintendo Switch in un'edizione che comprende tutti i DLC precedentemente usciti. Certo, la grafica ha subito qualche compromesso, ma mai mi sarei aspettato di vedere questo titolo su console ibrida e soprattutto presentato in questo contesto. Il prezzo poi è in linea, se non addirittura inferiore, a quanto visto sulle altre console. Bene così. Invece oggi è stato il turno di una selezione di titoli a mio avviso solidissima. Gecko Gods ricorda tantissimo Breath of the Wild, se non altro stilisticamente. The Captain invece sembra molto vicino a The Way Remastered, anche se non credo si tratti propriamente di un cinematic platform, e sono sicuro che gli amanti dei roguelike avranno apprezzato l'annuncio di Risk of Rain Returns per il 2023. Ma la presentazione si è chiusa di nuovo con un annuncio di un certo livello. Shinen, gli autori di due titoloni del calibro di Faster MX e The Tourist, hanno presentato Punchwin,
un puzzle game molto stiloso e con un protagonista già leggendario. Dai, io sono curiosissimo di provarlo e Punchwin in teoria è disponibile già da oggi, anche se non ancora al momento della scrittura di questo testo. Però al di là dell'hype intorno a questi titoli, parliamo un attimo di questo format di Inside the House of Indies. Potenzialmente potremmo aspettarci di tutto all'interno di queste presentazioni, ma fossi in voi volerei basso con le aspettative. Mi sembra un contesto troppo ristretto per annunciare un Silksong, anche perché inspiegabilmente è solo il canale americano di Nintendo a portare avanti queste pubblicazioni. Però dai, è chiaro che l'ultimo episodio, il quinto, previsto per il 23 dicembre, si chiuderà con lo Shadow Drop di Sports Story. Un ottimo modo di festeggiare il Natale, non trovate? Secondo voi quali altri titoli verranno annunciati a sorpresa all'interno di questo format natalizio? E in chiusura poracci ho una buona notizia che però al tempo stesso è anche una brutta notizia. Partiamo dalla parte bella. Square Enix ha ufficializzato l'uscita delle pixel remaster dei primi 6 episodi di Final Fantasy anche su PlayStation 4 e Switch. Finalmente ci siamo, ci hanno messo veramente tanto a prendere questa decisione scontata, ma meglio poro che mai. I titoli arriveranno nella primavera del 2023 e sarà possibile anche acquistarli in un bundle venduto al prezzo di circa 75 euro. Sta a voi decidere se il prezzo sia eccessivo o meno, ma la vera brutta notizia è un'altra. Sono state annunciate infatti anche 2 versioni fisiche del gioco, una standard che comprenderà tutti e 6 titoli e una collectors. Cosa c'è di brutto in questo? Beh, che entrambe le edizioni sono esclusive dello Square Enix Store e la standard è andata sold out in una manciata di minuti appena sono stati aperti i pre-order di domenica mattina. La collectors invece costa la bellezza di 275 euro e comprende per carità degli oggetti molto fighi come i picture disc della colonna sonora, l'artbook, vari box aggiuntivi e anche delle minifigure, ma 300 euro per queste pixel remaster mi sembrano veramente una spesa eccessiva e ingiustificabile. Mi sarebbe piaciuto veramente tanto avere l'edizione fisica di queste remaster, ma di certo non darò i soldi agli scalper. L'idea di venderla a tiratura limitata è proprio fuori dal mondo. E poi è un discorso che ormai stiamo affrontando da parecchio tempo. Per me ormai l'importante è giocare e sono convinto che edizioni del genere vadano acquistate per riscoprire i classici del passato. Non vedevo l'ora infatti che le pixel remaster fossero annunciate anche per Switch. Solo che non sento più alcun bisogno di investire un capitale del genere per edizioni che di speciale non hanno veramente nulla, che nel 90% dei casi vengono acquistate da persone che sono convinte di star investendo i propri soldi. Però come al solito voglio sapere la vostra nei commenti. Voi quanto siete disposti a spendere per questa riedizione dei primi 6 Final Fantasy? Ed eccoci arrivati alle uscite della settimana. No, aspetta, ma questo cos'è? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi! Poracci, questo in teoria è l'angolo delle uscite settimanali, ma in realtà non c'è più nulla da segnalare da qui fino alla fine dell'anno. E direi che questo qua è il momento perfetto per iniziare a sfoltire il proprio backlog. Anche se poi sono sicuro che non basterebbero altri 10 Natali per rimetterci in pari con gli acquisti videoludici. Però, comunque, sono curioso di sapere quali saranno i vostri recuperoni durante le vacanze natalizie. A cosa giocherete? Detto questo, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che sarà una cosa molto particolare, un Poro Talk bellissimo. Vi ricordo che siamo a un passo dai 30.000 iscritti, se volete supportare la causa della conquista del Poroverso, iscriversi è gratis e vi ringrazio ancora di cuore per tutto quanto il supporto. Voi mi raccomando, nel frattempo fate i bravi, riposatevi, dormendo Sony e Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro, pure a Natale. Noi ci vediamo presto, io sono il Poro Pixel, Michele Remaster. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! La collectors invece costa la bellezza di 275 euro. E voi non lo vedete, ma lo sto dicendo con la mano a cucchiara.